La mostra si apre con un'opera molto importante trovata nel Settecento nella Basilica Lateranense, la Sedia Corsini, che tra l'altro è conservata e esposta al Palazzo Corsini. È un'opera di marmo, ma che rappresenta, imita una sedia, un trono etrusco, che normalmente questi troni etruschi erano fatti di legno o di metallo, di bronzo, e invece è di marmo. E questi troni etruschi erano quelli sui quali si mettevano i domini, i capi etruschi per ricevere i clienti, i dipendenti nella casa aristocratica. E quindi questa tradizione del trono etrusco risale all'VIII secolo avanti Cristo, e qua ne abbiamo una imitazione romana del I secolo avanti Cristo. E questo trono, questa sedia Corsini è completamente decorata con una serie di fregi che raffigurano scene di guerra, scene di giochi atletici, scene di sacrificio, e che riprendono uno stile etrusco del V secolo avanti Cristo e più particolarmente uno stile nord etrusco, cioè di quello che si chiama l'arte delle situle del nord Italia. E cioè, somiglia molto alle opere tarde di questa arte delle situle. E tra le raffigurazioni sui fregi del trono c'è un esercito nel quale i soldati sono armati da un grande scudo ovale, che è lo scudo celtico, perché nel IV secolo avanti Cristo nel nord Italia si sono insediati dei gruppi, delle comunità celtiche che venivano dall'Europa centrale. E quindi il trono Corsini, la sedia Corsini, è una specie di riassunto della storia dell'Italia centrale e settentrionale tra il IV e il I secolo avanti Cristo, con questa diversità culturale etrusca, nord italica, venetica, celtica, che si ritrova in un unico pezzo impressionante di arte romana tardo-repubblicana. E non a caso lo studio più importante, più accurato fatto di questa opera è stato un articolo pubblicato nel 1990 dal professor Mario Torelli, che aveva scritto anche un libro, Tutta Italia, e quindi a Mario Torelli è stato dedicato il catalogo della mostra Tutta Italia. Questa è la tomba di una donna aristocratica di Este, nel Veneto, una donna venetica, di cui conosciamo il nome perché l'urna cineraria dove erano custoditi i resti della defunta è iscritta Nerca Trostiaia, quindi una donna venetica veramente, e era stata seppellita come si faceva al tempo dei Villanoviani, i primi etruschi nell'VIII secolo avanti Cristo, mentre siamo nella prima metà del III secolo avanti Cristo, quindi c'è un rimando alle tradizioni italiche più lontane, più tradizionali. Questa urna cineraria era vestita con il vestito della donna, con i gioielli anche, la collana d'oro, le fibule, e quindi come se la donna fosse presente nella tomba, presente in diverse occasioni della sua vita. Per esempio, la si poteva mettere davanti al telaio, come le donne etrusche che erano rappresentate sempre col telaio nelle attività tessili che erano molto prestigiose nella casa aristocratica etrusca. Poteva essere rappresentata davanti al focolare. Tutto il telaio come il focolare sono presenti nella tomba in forma miniaturistica, con oggetti di lamina di bronzo che rappresentano questi oggetti, come gli alari, come il telaio, come il fuso, eccetera.
ma aveva anche tutto un servizio da banchetto per bere il vino, e questo servizio era fatto di bronzo, oggetti di origine etrusca, forse romana anche, e anche degli oggetti di ceramica a vernice nera e ceramica dipinta. Uno, che era il suo bicchiere personale, era anche di produzione o di stile magno-greco, quindi dell'Italia del Sud, e era una produzione greca. E poi aveva anche delle fibule, quindi questi elementi per chiudere il vestito, che sono di tipologia celtica, perché nel nord Italia, appunto, i Celti si erano insediati nel IV secolo avanti Cristo. E quindi nella prima metà del III secolo avanti Cristo, questa donna di cui conosciamo miracolosamente il nome venetico, aveva recepito tutto quello che faceva l'Italia preromana, dalla Magna Grecia all'Etruria, a Roma, al nord Italia, ai Celti che provenivano dal centro europeo. E quindi questa è anche una tomba, un contesto che riassume la prima parte della mostra Tota Italia, questa diversità delle culture dell'Italia, ma che si possono ritrovare in un unico personaggio che è come una sintesi di questa diversità italica. Una delle cose che mi ha stupito quando sono arrivato al Museo Nazionale Romano è di vedere migliaia e migliaia di ex voto di terracotta nei magazzini del museo, alle terme di Diocleziano, migliaia di ex voto che provenivano da diversi santuari del Lazio, da Norba, da Riccia, da Palestrina, ma anche da Roma stessa, dai lavori che erano stati fatti alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento per costruire i muraglioni del Tevere. Sono migliaia di ex voto che alcuni sono delle grandi statue di ottima qualità, come quella di Ariccia che vediamo qua, che rappresenta una donna in trono con un porcellino legato al culto di Demetra Cerere. E ci sono anche altre grandi sculture di terracotta, ma ci sono anche tanti elementi anatomici che raffigurano tante parti del corpo, e quindi si può quasi ricostruire tutto un corpo umano con questi ex voto straordinari che abbiamo portato per la prima volta qua alla mostra Tota Italia. Ci sono delle teste, ovviamente, alcune sono tagliate in due, quindi mezze teste, ci sono dei busti, dei sessi maschili, ci sono delle parti dell'interno del corpo con l'intestino, con l'utero, ci sono dei piedi, delle gambe, delle mani, e ci sono anche che provengono da un santuario a Ponte di Nona, che sono state tra l'altro trovate di recente, sono delle rappresentazioni di occhi in terracotta, e quindi sono straordinarie. Ne abbiamo presentato qua quattro, ma posso dire che c'è una cassa intera di questi occhi, perché erano delle offerte legate alla guarigione, alla salute, e quindi in questo periodo è anche bello, insomma, vedere che questa tematica della malattia era già, insomma, molto importante all'epoca, nel IV-III secolo avanti Cristo, e quindi era una religione popolare anche degli antichi abitanti di Roma e del Lazio. E quindi questi siamo veramente felici di poterli far vedere, perché ci sono pezzi di qualità modesta, ma ci sono anche delle opere d'arte veramente spettacolari, che sono dei ritratti molto belli e fatti con una grande originalità, che sembra quasi una modernità di queste opere legate ai riti dell'antico Lazio. Negli ultimi anni dell'Ottocento furono trovati a Civitalba, nelle Marche,
tanti frammenti della decorazione architettonica di un tempio, frammenti di terracotta, di un frontone e soprattutto di un fregio che è qui esposto alla mostra Tota Italia. Ne ha dato la notizia Edoardo Brizio, che era uno dei più grandi archeologi dell'epoca a Bologna, e poi dopo questo fregio e questo frontone sono diventati monumenti imperdibili dell'archeologia della Repubblica Romana, perché il fregio raffigura un evento particolare, storico ma anche in buona parte mitico, che è la presa del santuario di Delfi in Grecia da parte dei Galli, i Galati, che sono arrivati dall'Europa centrale in Grecia nel 279 a.C. E c'è stata una leggenda intorno a questo evento, leggenda che metteva in scena anche delle divinità greche, e soprattutto Artemide e Atena, le vergini di Delfi, bianche di Delfi, che avrebbero protetto il santuario contro i nemici celtici, che erano anche i nemici della religione greca in questo momento. E a Civitalba si raffigura questo, si raffigura la vittoria delle divinità greche, che sono raffigurate, queste donne che scagliano delle frecce o una lancia sui nemici, e tutto l'esercito gallico con i grandi scudi ovali, che portano ancora tutte le ricchezze del santuario, i vasi, le fiala, eccetera, che non riescono poi a portare via perché sono intercettati appunto dalle divinità. Questa raffigurazione leggendaria rimanda a un altro evento storico, questo, di un secolo prima. Il fregio è datato alla prima metà del secondo secolo a.C., mentre a 6 chilometri da Civitalba si trovava il luogo dove fu combattuto la battaglia di Sentino nel 295 a.C., una battaglia molto importante della terza guerra sannitica contro i Romani, che erano alleati ai Piceni dell'Adriatico, combattevano tanti contingenti dell'Italia centrale, un'alleanza fatta intorno ai Sanniti da Etruschi, da Umbri e anche dai Celti appunto dell'Adriatico, che erano i Senoni, che venivano dall'Europa centrale, che si erano insediati sull'Adriatico, e che erano anche questi Celti che avevano preso Roma nel 386, oppure che la storia e la leggenda, insomma, di Roma ricordavano come quelli che avrebbero preso Roma in questo anno. E quindi il fregio di Civitalba ricorda, commemora questa vittoria di Roma contro i popoli dell'Italia centrale, che fu una vittoria molto importante storicamente, e rimandando ad altri eventi che fanno parte piuttosto del mito della Grecia, mito di Roma anche, e quindi per questo il fregio di Civitalba è rimasto come un monumento centrale di questa di questo incontro e delle guerre tra Roma e i Celti e tra Roma e tutti i popoli dell'Italia centrale.